certificato. Esiste un documento che può attestare l'origine non preferenziale dei nostri prodotti negli scambi con i paesi terzi? Sì, un quesito chiaramente che abbiamo già affrontato, il certificato d'origine, e vorrei aggiungere solo un punto. La compilazione del certificato d'origine prevede sul retro l'indicazione, nel caso in cui si tratti di merce di origine comunitaria, dello stabilimento del produttore. Non solo, prevede che se l'esportatore non è il produttore della merce, a sua tutela l'esportatore debba farsi rilasciare dal fornitore una dichiarazione d'origine. Quindi io, trader, che acquisto della merce, la rivendo all'estero, mi presento in Camera di Commercio e richiedo un certificato d'origine, devo, perché mi può essere richiesta in un controllo a posteriori, farmi rilasciare dal mio fornitore una dichiarazione attestante l'origine della merce e non solo, lo stabilimento in cui è avvenuta la fabbricazione di quel bene o l'ultima trasformazione sostanziale effettuata su quel prodotto. Quando invece io richiedo un certificato d'origine per merce di origine terza, extra CE, e compilo quindi il paragrafo 3 della domanda di rilascio del certificato d'origine, devo presentare necessariamente i documenti giustificativi. Quindi chiedo un certificato d'origine per merce di origine cinese, mi viene richiesta copia della bolletta doganale di importazione o di altri documenti utili a testare l'origine terza del prodotto che sto esportando. Questo può creare chiaramente dei problemi quando le catene commerciali sono lunghe, perché l'esportatore magari ha acquistato da un suo fornitore nazionale, il quale ha acquistato da un fornitore estero, e il fornitore nazionale fatica a consegnare all'esportatore la sua bolletta doganale di importazione. Perché? Perché ci sono dati commercialmente sensibili. Stiamo parlando di valori, stiamo parlando di nominativi dei fornitori. Quindi effettivamente diventa abbastanza complicato richiedere un certificato d'origine per merce di origine estera. In questi casi si può ricorrere all'escamotage di far contattare direttamente il proprio fornitore dalla Camera di Commercio. Quindi il fornitore non consegna, i documenti contenenti dati segreti, diciamo, al suo cliente, ma li consegna direttamente a un pubblico ufficiale. Posso chiedere una precisazione? Comunque la dichiarazione del fornitore ha la stessa valenza della bolletta di importazione. Se il fornitore non vuole mandarmi la bolletta di importazione e mi fa una dichiarazione, non so, che il materiale è di origine giapponese. Allora, cito a memoria le linee guida Unioncamere. In via del tutto eccezionale potrà essere accettata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sostituzione dei documenti giustificativi. Quindi però documento è in via del tutto eccezionale, quindi dipende da cosa ne pensa il funzionario della Camera di Commercio. Quindi comunque la bolletta di importazione rimane il documento probatorio. Un documento valido, come un certificato d'origine emesso dall'autorità estera, come un certificato sanitario emesso dall'autorità estera. Però può essere sostituito, se viene accettata questa soluzione dal funzionario camerale, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.